amici di assistsportivo.com, ci troviamo qui al palazzetto Nando Di Leo, dove la pallavolo Cerignola supera una partita difficilissima con la SD Virtus Molfetta. Mister Valentino, buonasera innanzitutto. E innanzitutto volevamo dire, primo, una partita difficilissima, però che è uscito il carattere delle sue ragazze. Sì, una partita difficilissima perché la squadra avversaria ha giocato una buona pallavolo in difesa. Sapevano quello che dovevano fare, sapevano che i nostri riferimenti erano Montenegro e Tortora e quindi hanno preso subito le misure su di loro, a muro e in difesa. E quando non riuscivamo a chiudere sulla prima azione, abbiamo avuto troppa fretta di far bene, troppa fretta di recuperare, e questo ci ha portato ad essere disordinati, scomposti. Le ragazze sono state bravissime a capirlo e a farlo pure nei set successivi, cioè ad avere pazienza, ad aspettare la palla giusta, a non cercare subito la soluzione che portava al punto immediato. I miei complimenti alle ragazze che hanno fatto una partita molto difficile a livello mentale. Sì, infatti è stata una partita, diciamo, con i nervi tesi. All'inizio siete partiti molto lenti, come lei ha detto giustamente, avete subito un set da parte delle molfettesi dove vi hanno surclassato. Poi nel secondo set è successa una trasformazione anche mentale, ma anche dovuta anche alle sue parole. Sì, le mie parole erano le stesse del primo set, solo che nel secondo abbiamo battuto molto meglio e quindi abbiamo evitato di far attaccare i loro riferimenti, che erano le due centrali, che facevano delle belle palle veloci, una bella fast, una bella C che ci ha messo in molto in difficoltà, noi che non raddoppiamo quasi mai al centro, in Serie D non c'è molto bisogno. Però sono state brave loro a correggere a livello mentale la partita. Poi si è aggiunto anche il fatto che abbiamo battuto molto meglio e quindi la partita ha avuto tutta un'altra direzione. Mister, un ciclo che comunque di due partite difficilissime. Prima a Molfetta e poi la successiva a Biceglie, sempre però in casa. Bitetto, sì sì. Bitetto, perdon, un lapsus. Bitetto, una partita che comunque sempre si conferma però in casa, sì, alla fine. Allora, per quanto riguarda Bitetto, comincia il girone di ritorno, conosciamo bene la squadra, è una squadra che ha molte più carte da mettere in campo rispetto a questa del Molfetta, nel senso che Molfetta non aveva grandi schiacciatrici. Mentre Bitetto ha dei bei riferimenti, una barra laterale, delle centrali che sanno giocare, sanno far bene muro. Ci hanno messo in grossa difficoltà l'andata, anche se l'andata all'ultimo set abbiamo recuperato tantissimo, era la prima partita. Sicuramente sarà una partita diversa rispetto all'andata, che abbiamo perso 3-0, sì. Abbiamo perso 3-0 l'andata, sarà una partita sicuramente diversa, ma sarà una partita molto 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 difficile. Io mi auguro, il nostro auspicio è sempre quello dall'inizio dell'anno, che le ragazze meno esperte, le più piccole, riescono a capire, a rendersi conto delle loro potenzialità, perché loro hanno bisogno di giocare, e hanno bisogno di avere più fiducia loro in loro stessi, come abbiamo noi fiducia in loro, perché devono uscire. Noi abbiamo delle giocatrici che non stiamo sfruttando tantissimo, che hanno delle grandi potenzialità e che devono mettere in campo. Se loro capiscono questa cosa qua, penso che siamo una delle squadre più forti del girone. Infatti in questa partita si è notato anche comunque una Deborah Fagnillo, una delle giovani promesse che sta nella vostra rosa, su tutte. Poi c'è anche da citare il nuovo libero, sì, pure, che avete acquistato recentemente. Insomma, comunque una pallavolo Cerignola che lei fa esordire con molti giovani e due elementi esperti, sì, cioè due o tre. Sì, io ho sempre ritenuto che la Serie D debba essere giocata dalle giovanissime, dal settore giovanile, lì dove ci sono delle potenzialità e delle capacità da sfruttare. Il libero Rosario Rubino ormai è una conferma, è una bella giocatrice, è competente nel suo ruolo, anche se ha soltanto 16 anni, sicuramente subisce quegli errori di inesperienza, però deve giocare, per imparare deve giocare più partite possibili. Quando troviamo però squadre come questa, dove al primo set hanno esclusivamente puntato, cioè fatto giocare le nostre giocatrici più inesperte, là abbiamo difficoltà.
Gli equilibri si creano proprio grazie all'innesto di Loredana, di Giordano Montenegro, di Betty, che hanno il compito di tirare queste ragazze, di essere i punti di riferimento. Complimenti, ripeto, complimenti alle ragazze tutte quante oggi che hanno giocato, a Betty Tortora che si è sacrificata tantissimo, Loredana anche, perché hanno attaccato pochissimo, palle pulite intendo, hanno solo risolto soluzioni da ricezioni sbagliate, da difese imprecise, e questo fa molto per il nostro progetto, fa molto, cioè insegnano alle ragazze come si deve gestire la partita, come si deve affrontare. Sono molto contento della partita di oggi, spero che il trend continui e spero che facciamo un ottimo risultato col Bitetto, perché ci serve, serve per il morale, e penso che si sia mossa anche la classifica in un certo modo oggi, per cui vediamo adesso gli altri risultati, penso che avremo un bel po' di soddisfazioni quest'anno. Perfetto, la ringraziamo. Grazie. Mister, e alla prossima, in bocca al lupo per la stagione. Ecco, è sportivo di questa nuova realtà, Saverio La Rocca, un direttore sportivo navigato, perché voi avete tanta esperienza, non so io qui a dirigervi il curriculum, però ovviamente comunque è un direttore sportivo che si è avvicinato a delle professionalità come il mister Michele Valentino, il dirigente Matteo Russo. Cosa l'ha spinto ad avvicinarsi? Beh, a parte che Michele Valentino, il mister Valentino, lo conosco da almeno 6-7 anni, quindi sono stato il primo a credere in lui, l'ho portato nella mia società all'Avello e abbiamo fatto in 5 anni 5 promozioni, quindi i risultati parlano da solo. Poi con gli amici, con Pierluigi, con Matteo, con Claudio, con lo stesso presidente Antonio Lapollo, siamo vecchi amici e mi hanno convinto e sono onoratissimo e felicissimo di dargli una mano dall'alto della mia esperienza. Credo che sia una società buona, sana, con degli ottimi valori e che alla fine, come si vede, il risultato insomma, sta premiando. Sono molto ma molto soddisfatto per il lavoro fatto e delle ragazze che abbiamo nella squadra. Infatti, come diceva prima il mister, adesso con questo risultato positivo dovreste essere in zona playoff, bisogna aspettare il risultato delle altre ovviamente, ma che obiettivi si pone la società? Sì, noi abbiamo chiaramente, dando una mano a questa società, che è una società che è nata da pochissimo, da qualche anno, ci siamo prefissati prima di tutto l'obiettivo di una crescita tecnica. Chiaramente con la crescita tecnica automaticamente ci saranno anche i risultati. Abbiamo un obiettivo molto ma molto semplice, quello comunque di fare i playoff come primo obiettivo. E poi chiaramente valorizzare le ragazze locali per dar modo anche di crescere tecnicamente, per far sì che poi gli altri anni successivi si possano fare campionati superiori con professionalità insomma abbastanza più elevate. Infatti lei ha detto giustamente valorizzare le promesse locali, perché in questo periodo di crisi soprattutto, dove si nota che la pallavolo viene cancellata da molte, cancella molte società perché acquistano grandi giocatori, invece può essere il serbatoio giovanile. Sono sempre stato dell'idea, anche quando facevamo la pallavolo di un certo livello, sfiorando addirittura la promozione in B1 all'Avello, che il futuro per quanto riguarda la pallavolo in questo momento di crisi contingentale è il fatto che bisogna consorziarsi, bisogna unire le forze, specialmente su un posto, per avere maggiore sinergie, ma minore spreco di denaro, di soldi, perché se tu hai una squadra che fa, non dico il 40-50% di ragazze locali, hai comunque potresti avere anche altri obiettivi e finalizzarli semmai ad una crescita tecnica. Sono sempre più convinto che i settori giovanili saranno di vitale importanza per tutto quanto riguarda il mondo della pallavolo, da qualsiasi parte si arrivi, dalla Serie A fino alla Serie D. Se non hai un settore giovanile che ti dà quella spinta per fare in modo che poi il serbatoio delle squadre superiori, non vai da nessuna parte, sei costretto a morire finalizzando i campionati a se stessi senza nessun tipo di riscontro. Perfetto, la ringraziamo, le auguriamo un buon proseguo di campionato e a risentirci su questa emittente quanto volete. Grazie a voi. Grazie.
Amici di assistsportivo.com, ci troviamo qui nel post partita tra la pallavolo Cerignola e il Virtus Molfetta con il mister del Molfetta, mister Assisi. Mister, una partita che dal primo set avete dominato, sembravate che dovevate portare i tre punti a casa, diciamo, quindi comunque dovevate muovere, erano determinate le sue ragazze nel portare la vittoria a casa e quindi muovere la classifica e andare in zona playoff. Che cosa è successo dopo? Abbiamo lavorato bene tutta la settimana, anche se le festività ti condizionano tantissimo. Abbiamo lavorato decentemente nella settimana, abbiamo fatto un buon lavoro in fase di contrattacco, di fase di muro, però è normale che quando tu incontri una squadra, specialmente in casa, vai a giocare in un palazzetto che per noi è completamente diverso come struttura da dove ci alleniamo noi. La squadra era composta, compatta in ogni ruolo, in ogni situazione, quindi non è facile andare a gestirti una squadra in questo modo. Abbiamo provato in tutti i modi a forzare anche in zona battuta per cercare di tenere i loro due martelli, Loredana e l'opposto, il capitano, in maniera più difficile per fargli attaccare meno palle facili, però puoi tenere un set, due set, poi è normale che anche fisicamente crolli e quindi di contro non è mai semplice portare e continuare a mantenere il gap alto per poterti portare i punti dentro. Va bene così per noi perché comunque abbiamo lavorato in un determinato modo con situazioni in cui la mia prima palleggiatrice è ancora infortunata, quindi abbiamo sistemato al meglio la squadra, però va bene così, sono contento delle mie ragazze, sono contento di aver trovato comunque una realtà qui a Cerignola che non conoscevo benissimo, ma le tre società che ci sono vedo che stanno facendo buoni risultati. Sì, infatti comunque lei ha detto durante il suo intervento, ha detto che comunque siete riusciti più o meno a tenere ad argine un po' i due martelli, Loredana e Betty Tortora. Ecco, che cosa, forse un po' più di esperienza per le sue ragazze, che abbiamo visto un organico molto giovane, poteva diversamente andare la partita secondo lei? Sì, diciamo che poteva portarci dentro un punto, perché comunque, ripeto, noi questa sera ho giocato con due laterali che sono under 18. La società quest'anno ha deciso di puntare a soltanto una situazione di il prossimo anno per costruire il prossimo anno con le ragazzine qualcosa per il prossimo anno, quindi è normale che abbiamo un organico che probabilmente pecca in alcuni fondamentali, appunto perché non abbiamo il punto di riferimento. Noi abbiamo dei punti noi in fase di contrattacco punto per il motivo che, non avendo delle laterali di punta, abbiamo difficoltà a chiudere in fase di contrattacco su palla alta, però va bene così perché, ripeto, l'obiettivo della società è quello di far crescere le ragazzine e comunque di far crescere l'organico che c'è in funzione di un campionato probabilmente diverso, speriamo il prossimo anno, in modo tale da poter far riportare, spereremo in tutti i modi di portare il Molfetta in Serie C. Certo, adesso infatti è un campionato che comunque è di crescita per le vostre giovani atlete, però che non stanno demeritando perché stanno nelle prime 5 posizioni della classifica, se non erro, quindi stavate in zona playoff. Sì, siamo settimi in classifica, adesso sì. Non so come con questo risultato si è cambiata tanto la nostra classifica, però settimi con 13-14 punti fatti non va male per un organico che sulla carta probabilmente non era da questa posizione. Stiamo crescendo, cerchiamo di lavorare ogni giorno con situazioni diverse, ripeto, probabilmente anche la situazione invernale, noi abbiamo avuto a Molfetta 4 giorni, la settimana di Natale con neve, e quando ti andavi ad allenare al palazzetto voglia fare corsette per riscaldarti, ma l'ambiente quello è, però va bene, sono rimasto contento di come hanno reagito e hanno gestito specie il primo e il quarto set, in cui non era facile poterle cercare di mantenere lì.
quindi certo. Comunque fino a 15 pari anche nel quarto set ci siamo stati, poi la, ripeto, la palleggiatrice con questa problema all'inguine che si sta portando avanti da un paio di mesi ci condiziona un pochino, però ripeto, va bene così, sono contento di questo. Perfetto, la ringraziamo e un in bocca al lupo per il nuovo campionato. È crepi, la fase di ritorno è importante per noi. La ringrazio ancora, arrivederci. Amici di assistsportivo.com, chiudiamo qui questa intervista post partita dal palazzetto Nando Di Leo, Stefano Pepe.